Ehi, sei in ritardo. Perché? Dovevi andare da qualche parte? Certo, ho corrotto quelli della ronda per farmi portare a passo con loro. Stanno arrivando. Se ci tenevi a farti portare via, bastava che ti mettessi a fare jogging. Se galoppando violi la quarantena, quelli ti fottono al volo. Pare che lo sport non sia più tanto salutare da un po' di tempo in qua. Sarebbe interessante provarci. Da un pezzo che non capita. Siamo tutti pigri e scazzati ormai. Ti ricordo che gli ultimi che sono stati beccati sono ancora appesi ai lampioni del municipio e i piccioni gli hanno mangiato le palle degli occhi. Un ottimo deterrente. Beh, come gli avvertimenti per i pirati nelle colonie. Prima o poi tutto torna di moda. Ma qui il punto è un altro. Dove trovi più le scarpe da ginnastica da queste parti? Fino a un annetto fa, forse, ma adesso? Adesso dovresti fare il mugnaio e avere abbastanza farina da comprarti un paio di Nike. Il problema è tutto lì. Buona questa. Il mugnaio. Il lavoro. Che ricordi? Te lo ricordi? La sveglia, le corse, le riunioni. Altre vite, altri tempi. Beh, meno male le sigarette costano molto meno delle Nike. Altro che, sono fortunato. Ma a proposito, dov'è la mia roba? È la mia di roba? Ecco, due confezioni di carne in scatola, un pacco di farina e un po' di sale. Bello, vedo che andiamo un po' di magra qua. Non ti facevo così spiloccio. Il razionamento è peggiorato, dovresti saperlo. E dobbiamo pur mangiare. Tu non hai famiglia, non sai cosa vuol dire dividere una patata in tre. Se vuoi, la patata di tua moglie ce la dividiamo in due. Ovviamente nell'interesse della signora. Ma fottiti, stronzo. Ma chissà come fa quella povera santa a stare con uno senza ironia come te. Ti sto sfottendo. Si fotta chi sfotte. Perché chi fotte fa i fatti, lo so. Allora mi vuoi dare le mie fottute sigarette? O devo alzare i tacchi e cercarmene un altro più a buon mercato? Brutto cravattaro del cazzo. Sto già rischiando grosso, non ho più nessun certificato se mi fermano. E a forza di guardare per terra tutta la notte, sogno merda di cane. Che scoleretto. Sei l'unico ancora che gira con salvacondotto imperiale. Ti sei visto di recente? Sei solo un sottoprodotto di scarto. Manco per sbaglio ti fermerebbero. Buoni. Non spariamolo troppo in alto, troppo in fretta. I preliminari sono il fulcro degli affari. Su. Ehi, frena, frena, bello. Questo pacchetto è aperto. Ma certo.
Ne ho preso una per il disturbo. Solo perché sei tu. Di solito ne prendi due. E allora? Accendiamo la fiaccola della pace? O ti devo mandare a fare in culo e la finiamo così? Tu sei proprio stronzo dentro. Merda. Ma va ogni giorno peggio. Qualsiasi cosa può stenderci. Ma almeno abbiamo l'imbarazzo della scelta. Per cui, perché negarsi i più semplici piaceri della vita? E così a buon mercato per di più. Ma li senti, gli uccelli? Da anni si sono ripresi i cieli. Eppure ne rimango ancora stupito. Il loro canto è così spensierato. L'aria è come una partitura su cui questi topi con gli ali intessano le loro melodie. Spensierati. Hanno più cibo di noi, di sicuro. Sono grossi come galline. E allora quando li impallini... Esatto. Quando li impallini sono più succulenti della sbobba che ci passa l'autorità. La cena è servita, giù all'angolo. Temo di no. All'angolo ci vive Bob. Beh, ci è vissuto almeno fino a 10 secondi fa. Dici che si è ucciso? E perché? E me lo devi chiedere. Guardati intorno. Aveva la sindrome di... non so che. Mamma Sanità aveva dato forfè già da un pezzo quando è scoppiato. Moglie e figlie hanno deciso che convenisse succhiare cazzi per prendere un po' di benzina e felarsela, invece di restare qua giù a prenderlo in culo per gli steroidi di Bob. Quindi ha voluto bruciare sul tempo la malattia. Ha senso. Alla fine sì. Non che non ci abbia provato, Pur di restare un po' di più su questa terra, si è venduto un rene, un pezzo di fegato e la cornea destra. Se ci fosse ancora il concetto di reduce, si sarebbe tagliato un piede con un pelle patate, senza pensarci due volte. Ma a che serve sforzarsi per allungare la permanenza in questo Luna Park degli orrori? Rassegnarsi alla media è una cosa, ma spartercisi anche è roba da matti. Dice che andranno giù a seppellirlo o a fregargli la roba direttamente. Non che ci sia un granché da fregare là dentro. Forse qualcuno mosso dalla strizza andrà a dargli fuoco. Da un po' che non ci sono focolai da queste parti, ma si crepa per mille altre stronzate, quindi a forza di ripetermi, perché spartesi tanto? E l'ultima volta che l'ho visto, aveva più ciccia di me attaccata alle ossa. Non so se mi spiego. Oramai le opzioni sono poche, ma la fame è tanta. Cazzo, te lo sto chiedendo come se dalle mie parti fosse diverso. E che fingere di impressionarsi aiuta la coscienza. Hai ancora una coscienza? Dovresti venderla. Ti vale almeno 3 stecche di sigarette. Ma dimmi, ma prima tu facevi il comico, ammettilo. Dimmi piuttosto, se era messo tanto male, come ha fatto a procurarsi una pistola? Qui si va di sassate, di sprangate, e un ferro costa un fottio. Avrà venduto l'altro con Neo. Per puntarti una pistola alla tua tempia, non è che ha bisogno di vederlo. Cazzo sì. Quanto sono carini questi pappagalli. Parrocchetti verdi, così si chiamano. Guardali. Non credi anche tu che siano davvero, davvero carini?
Beh, a pensarci bene. Sì. Sono davvero, davvero carini.